Festa grande a Ciro Marina per San Cataldo, patrono del comune del Crotonese, ovviamente in tempo di pandemia, con le dovute precauzioni. Messa nell'omonima parrocchia in piazza e poi nel vicino Palazzo Porti, sede del Museo Civico Archeologico, un'iniziativa dedicata soprattutto ai bambini. Una mostra fotografica ed un percorso illustrativo. A Ciro Marina resta in piedi la tradizione del vestito sacro. Per preservare il bambino dalle malattie o in seguito ad una miracolosa guarigione, si usa fargli indossare l'abito votivo benedetto di San Cataldo. Oggi gli abitini si indossano solo nelle processioni o nel giorno della sua festa e vengono sempre conservati devotamente. Nell'area cirotana il culto di San Cataldo e i diritti della festa sono legati ai miti antichi della rigenerazione della natura in primavera. Miti che risalgono alla religiosità magno-greca. Nella tradizione locale continua l'uso di vestire i bambini con i paramenti del santo e legare al polso dei nastrini colorati, le cosiddette zagarelle. Tutti questi riti e miti del santo patrono sono stati illustrati dalle archeologhe e dai volontari dell'associazione Frammenti. Si usa far cucire ai bambini, anche neonati, i vestitini del santo, che rappresentano l'immagine e l'abito del santo. Questo perché per consacrare, per affidare i bambini appena nati alla protezione del nostro santo patrono, ma poi anche per ringraziare di una grazia ricevuta o per chiedere una grazia. Quindi abbiamo varie possibilità, ecco, no? Chiedere una grazia, ringraziare per grazia ricevuta oppure porre il bambino, il neonato, sotto la protezione del santo. È proprio grazie all'attività svolta dall'Associazione Frammenti che da qualche anno il Museo Civico Archeologico è fruibile, ha riaperto i battenti, insomma, dopo un periodo di chiusura. È veramente un grande lavoro. Questi ragazzi professionisti, archeologi, classicisti, scenografi, che in qualche modo hanno dato lustro al Museo Civico e Archeologico di Ciro Marina, aprono con entusiasmo e impegno, si organizzano affinché in qualche modo il museo nostro qui a Ciro Marina possa essere fruito da più persone e questo è una grande soddisfazione anche a livello comunale, perché noi come loro non ci arrendiamo e vogliamo il meglio per il nostro territorio.